Consigliere Florean, lei ha già abbandonato l'aula e si sta ancora discutendo, si era un po' incavolato. Come possiamo definire il Consiglio Comunale stasera? Ma io credo che sia una finzione ormai il Consiglio Comunale, perché manca di realismo, sono cose già preparate, già definite, per cui manca la discussione politica, documenti che si fanno scrivere, per cui ignoriamo completamente il modo di comportarsi verso gli utenti, verso la cittadinanza. Soprattutto adesso mi sono arrabbiato perché di mezzo erano i ragazzi. Perciò un 5 ore di consiglio comunale su cose che si potevano loro concludere in 10 minuti? Ma io credo che si potevano già scremare nelle apposite commissioni, parlarne nelle apposite commissioni tra i vari membri della maggioranza e della minoranza, e poi fare la discussione civile normale in consiglio comunale, la discussione politica. Allora questo consiglio comunale deve ancora maturare e crescere per fare un consiglio come si deve? No, non è che deve maturare, è che deve cambiare il modo, l'atteggiamento del sindaco e della giunta comunale, perché i consigli comunali sono preconfezionati, nelle commissioni non possiamo mettere emendamenti, non possiamo ragionare su, le commissioni dovrebbero lavorare su un progetto, mentre in commissione arriva soltanto il progetto e quando è fatto, amen. Lei mi sta un po' dando ragione, perché io avevo scritto che stasera quello che si decideva in pratica era già tutto deciso, lei conferma? Sì, sì, ma non solo questo, credo siano da diversi anni, anche 5 anni fa è la stessa cosa, cioè abbiamo una maggioranza che dice di aver progettato le opere pubbliche, che ha progettato un qualcosa di ideale per la città, è chiuso, non c'è discussione. Concludendo, su centrale biomassa e TAV, sui due ordini del giorno. Sì, sulla TAV ho votato no, nel ordine del giorno che diceva che ci vuole una regolamentazione sull'energia da parte della regione, ma io dico che manca anche una legge quadro da parte dello Stato, cioè da parte del governo. È logico che dobbiamo ridimensionare la questione, altrimenti va a degenerare e chi ne può più piange meno. Perché mi sembrava aver capito che lei ha votato sì per ciò che riguarda le biomasse sull'ordine del giorno. Per la regolamentazione, Si sono astenuti i due consiglieri della lista civica Tabaro. E mentre per ciò che riguarda allora la TAV lei ha votato no. Io ho votato no per perché passi la TAV di qua, perché chiedo la tutela del territorio, perché allora torna coerente con il primo consiglio comunale allo stadio, che io mi ricordo che è stato l'unico che aveva votato no, anche se poi si era un po'... Ma vede, il fatto del votare no alla TAV è che siamo talmente... Cioè, io vedo un'Italia molto diversa da quella che vedono gli speculatori. Oggi dobbiamo a che fare con i grandi azionisti, con i grandi gruppi, e dobbiamo soccombere. Io dico di no perché sono uno spirito libero, ma visto che all'inizio della TAV in Val Piemonte non si è voluto ragionare, lo Stato ha mostrato la forza, questo me la dice lunga e mi dà la conferma. Val di Susa, e mi dà la conferma che l'ambiente, prima di essere toccato, deve essere discussa la questione. Bene, la ringrazio.